Bollette energetiche più che triplicate, costi di molitura in ovvio rialzo, con la campagna olivicola abruzzese ormai imminente, in netto anticipo rispetto al passato. Questione di giorni e i frantoi di tutto il territorio apriranno macine e sistemi a continua, con la varietà Licino matura. Seguirà il prezioso Gentile di Chieti, aumenti in tutta Italia nella produzione di energia, ripercussioni dirette per le aziende, piccole o grandi, e per il consumatore finale. I frantoi sono pronti a mettere in funzione i macchinari di frangitura e produzione di extravergine, con l'acquisto di fiscoli e lattine dall'aumento anche del 30% in più, ma il futuro è nebuloso, preoccupante. Aspettando l'olio nuovo, L'olio però. Però nuovo, sembra buono, penso di sì. i costi, signora, perché con questo rincaro. Ci dispiace perché si aumenta, perché il costo questo è, però qualcosa in più forse ci sta, non lo so. L'anno scorso a quanto è stato venduto? 8 euro. Quest'anno? Qualcosa, non lo so, non sappiamo. Siete preoccupati? Io sì, veramente, perché se costa troppo non lo possono comprare. Invece quando è media è più buona. Buona fortuna, però Grazie. la fiducia non deve mancare. No, 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 siamo tutti fiduciosi. Grazie, grazie. Entro la prima decade di ottobre ogni frantoio abruzzese sarà operativo, tra preoccupazioni, ma anche la tenacia di un mondo contadino laborioso e mai domo. Comincia la stagione, stagione anticipata, ma quante preoccupazioni? Tanto, tanto, tanto. Un po' per la corrente, un po' perché le olive scarseggiano, sta un po' di problema, diciamo così, dai. Un frantoio quanto consuma? Consuma tanto? Beh, non dico tanto, dai. No. Però sono tutti mezzi meccanizzati ormai. Comunque, con tutti i mezzi ci sta una bella spesa di corrente, perché quando va in funzione tutto, certamente consuma un po' di corrente. Però abbiamo visto, avete comprato già i fiscoli, avete Sì, comprato sì, sì. le Tutte nuove, latte. I costi sono aumentati? Di sì. quanto? Ma si sta dalle 5 siamo andati a finire a 6 euro sul diaframma. Quindi probabilmente l'olio costerà di più. Sì, senz'altro, senz'altro. Perché anche le lattine, cioè, è aumentato un po' tutto. La molitura quindi aumenterà. Sì, senz'altro. Sulle 20, può essere anche 22, non lo sappiamo ancora, vero? Quando riaprirete? Fra una decina di giorni, 10-15 giorni stiamo a lavorare. Stagione anticipata. Sì.